Allora, siamo sempre con il nostro professor Mauro Cancian. Professore, parliamo di allergie. Sono più frequenti in certi periodi dell'anno, oppure a seguito anche della somministrazione di certi alimenti, ma sostanzialmente perché è coinvolto il sistema immunitario? Ed è vero che è coinvolto il sistema immunitario, quindi cosa sono le allergie? L'allergia, molto semplicemente, è la risposta del nostro sistema immunitario a una sostanza che è normalmente tollerata dalla stragrande maggioranza della popolazione. Quindi il nostro sistema immunitario riconosce, reagisce con degli anticorpi che si chiamano IgE, producendo degli anticorpi particolari che si chiamano IgE e che attivano queste cellule, i mastociti, le fanno liberare l'istamina, che è poi il mediatore finale dell'allergia, per una serie di ragioni in soggetti che sono geneticamente predisposti. Quindi è una reazione del sistema immunitario verso un qualcosa che è innocuo, quindi una reazione che normalmente non dovrebbe capitare. Come voi adesso state illustrando in questa diapositiva condivisa, gli stimoli possono essere diversi, perché procedendo da sinistra a destra vedete dai pollini che in questi giorni sono molto presenti nell'aria, agli acari, che sono questi minuscoli artropodi saprofiti, cioè sono i nostri compagni di vita, ci sono nei nostri materassi, nei nostri cuscini, nei nostri divani, ai derivati epidermici di animali, le punture di menotteri, come dicevamo già prima, gli alimenti, per finire i fatti. Quindi ci sono molti stimoli in grado di indurre allergie. Questo a proposito, appunto, come stava annunciando lei, ci sono tanti stimoli che possono provocare questo. Se non sbaglio, c'è un test, però serio, uno di quei test che ci sono in giro così fai da te, penso con il prelievo del sangue, si chiama Alex, se non erro, per Sì, questa è una diagnosticare. delle ultime novità. È una novità, che cos'è? Cioè aiuta quale tipologie di pazienti, quindi che hanno particolari difese immunitarie, compromesse? È un test per identificare le allergie. Come diceva lei, ci sono molti test che non sono validati scientificamente, sono soprattutto i cosiddetti test per le intolleranze, soprattutto per le intolleranze alimentari, che vengono proposti da varie organizzazioni, anche apparentemente serie, ma che in realtà non hanno alcuna validità diagnostica. Invece, le allergie si possono diagnosticare in diversi modi, con dei test in vivo. Sono i cosiddetti test cutanei di vario tipo, prick test, intradermici, senza entrare nel dettaglio, che vengono effettuati da specialisti, oppure con delle analisi del sangue. Queste analisi del sangue un tempo venivano definite RAST, radioallergosorbent 6, erano dei test che usavano del radioattivo per identificare che cosa? Questi nostri anticorpi IgE nell'allergico diretti contro un alimento, contro un polline, contro altri stimoli. Per superare il problema del radioattivo, che non era un problema indifferente, si è passati a dei test che si chiamano adesso immunoenzimatici, di cui il principale, il più diffuso, quello anche più specifico, si chiama ImmunoCAP. A questo si è aggiunto un pannello esteso, che viene definito ISA, che è l'ultima novità, è il pannello ALEX, che è un pannello che va a saggiare centinaia di potenziali allergeni tramite un unico campione di sangue. Ed è un pannello di cui gli altri si è dotata di recente la nostra azienda ospedaliera universitaria, perché il laboratorio centrale della nostra azienda, diretto in passato dal professor Plebani, attualmente dalla professoressa Basso, si è sempre interessato di immunologia, di allergologia e ha proprio una figura professionale, un biologo, il dottor Faggian, che coordina proprio tutti i test immunologici. Quindi c'è anche, diciamo, questa novità, un pannello molto ampio che però è bene venga prescritto da uno specialista, perché non è detto che questa nel singolo paziente, per quanto ampio, sia la strategia diagnostica migliore, perché i test devono essere caratterizzati da specificità e sensibilità, quindi a seconda del paziente può essere indicato un approccio piuttosto che un altro. Ecco, visto che abbiamo parlato appunto di allergie, volevo chiedere alla regia se rimette in onda il messaggio perché prendeva l'argomento di prima e faceva un nostro telespettatore poneva una domanda a lei, professore. Bisogna essere predisposti per questo angioedema, soprattutto lo stress ne è causa? Grazie.
parliamo degli angioedemi allergici, c'è una predisposizione, diciamo, generica come c'è per qualunque altro tipo di allergia. Se pensiamo agli angioedemi da antipertensivi, cioè da ACE inibitori, c'è una predisposizione in questo caso anche generica, in quanto ovvio, gli ACE inibitori sono la principale, dicevo poco fa, categoria di farmaci antipertensivi, però l'angioedema insorge in circa l'1% dei pazienti, che ovviamente il 99% non sviluppa sintomi assumendo questa categoria di farmaci, quindi vuol dire che ci deve essere una predisposizione in questo 1%. Se invece ritorniamo all'angioedema ereditario, non solo c'è una predisposizione, è proprio una malattia genetica. Ed è vero che in questo caso, solo in questo caso, in cui non ci sono degli stimoli allergizzanti, lo stress psicofisico rappresenta uno degli stimoli che possono indurre, per meccanismi non ancora pienamente noti, gli attacchi di angioedema. Perfetto, qui vediamo quelle che sono le allergie più frequenti e più comuni. Sono allergie, che differenza c'è rispetto alle intolleranze, che forse sono più legate all'ambito alimentare? Certamente, le intolleranze, le allergie, come adesso, consistono, sono dovute alla produzione di specifici anticorpi nei confronti di alcune sostanze che noi chiamiamo allergeni. Le allergie più frequenti sono quelle dai cosiddetti allergeni inalanti, quindi con cui noi veniamo in contatto per vie inalatorie, e fra questi i pollini che lei ha fatto poco fa vedere e che ovviamente rappresentano un problema predominante soprattutto in primavera. Primavera, stagione in cui adesso con l'arrivo del bel tempo ricompaiono anche alcuni nostri amici, come le api che sono essenziali alla impollinazione dei frutti, quindi e dei fiori, alla nostra sopravvivenza, ma compaiono anche altre specie di menotteri non così simpatiche, che sono due tipologie in particolare di vespe e il calabrone, la cui presenza nell'ambiente è in aumento negli ultimi anni, anche perché ci sono sempre meno aree, ci sono più aree boschive di boscaglia non ben governate, ci sono più case diroccate in campagna dove il calabrone trova un habitat ideale per costruire i propri nidi. Poniamo, abbiamo visto prima uno schema che mostra che appunto i bambini sono meno esposti a un certo tipo di reazioni allergiche di più, per esempio, i farmaci, molto di più gli adulti, e lo stesso anche i calabroni, per fortuna, perché per carità, immaginiamo una reazione da calabrone a un bambino, è un effetto diverso per quello che viene inoculato. Ma all'adulto, e poniamo che un adulto viene punto da da un calabrone, da un imenottero o qualcosa, e ha una reazione importante, che cosa può succedere? Quanto dura e che cosa deve fare? È una puntura di menottero, il calabrone in particolare, perché è un insetto molto grande, chi lo vede lo sente arrivare, ha un ronzio molto pesante, vola anche di notte, può andare sui lampioni, quindi può cadere, perché si irrita, si scotta toccando un lampione, ci cade addosso. Il calabrone è molto grande e contiene molto veleno, quindi è normale che una puntura di menottero, chi di noi, circa fra il 60 e il 90% della popolazione viene punta almeno una volta nella vita da un imenottero, quindi, ed è comune sperimentare del dolore locale, quello è dovuto all'effetto della tossina del veleno. Invece in un allergico la puntura avviene in una sede, ma i sintomi si sviluppano in maniera sistemica, per cui io posso essere punto ad una mano, ma gonfiarmi il viso, gonfiare le vie aeree, avere orticaria, prurito diffusi, fino ad arrivare all'edema della glotide, dicevamo, l'edema che colpisce le vie aeree superiori, all'anafilassi, che è questa reazione sistemica, una crisi anche respiratoria si può associare, lo shock anafilattico in cui il paziente ha un improvviso repentino calo pressorio, può anche perdere conoscenza, e questa è una condizione che, se non trattata tempestivamente con i farmaci appropriati a partire dall'adrenalina, può rivelarsi fatale. In queste situazioni, tenendo conto che esiste questa rete europea, però magari uno va appunto all'estero anche col periodo delle festività, eccetera, e sa che ha accusato un problema di una reazione molto forte a seguito di un'iniezione, è bene procurarsi qualche, non so, come quelli che girano col ventolin, per fare un esempio, o qualche farmaco, qualcosa da Certamente. inoculare? L'adrenalina è un farmaco salvavita anche nell'asma, un'indicazione anche a parte il ventolina, che è un broncodilatatore per intenderci, ha un'azione anche nell'asma. È il principale farmaco antiallergico dell'emergenza perché è iniettabile, esistono delle formulazioni auto-iniettabili
che il paziente è in grado, o i suoi caregiver, i suoi vicini, i suoi compagni, magari di passeggiata, qualora il paziente non sia in grado, gli possano somministrare, iniettando utilizzando questa siringa preriempita, iniettando l'adrenalina nella coscia, nel vasto laterale, quindi nella zona laterale della coscia. Questo farmaco è un farmaco che i pazienti si portano con sé in qualunque condizione, se vanno in montagna, se vanno a fare una scampagnata, se vanno in aereo, se vanno all'estero. E questo farmaco, come accennavo prima, viene dispensato gratuitamente da parte del Sistema Sanitario Veneto su prescrizione specialistica ai pazienti che abbiano sofferto di anafilassi. Poi tutti i pazienti che hanno avuto una reazione anche non anafilattica, ma comunque abbastanza percepibile, alimenti, apollini e menotteri, usualmente hanno con sé degli antistaminici e dei cortisonici che vengono appunto sempre prescritti loro dallo specialista, dal medico curante, e che bene portano con sé. Certo, adesso abbiamo tantissime tipologie di alimenti molto processati, no? C'è una gamma di alimenti che poi peraltro sono entrati anche nella nostra alimentazione, introdotti, abbiamo visto la farina di grillo, per carità, con dei principi nutritivi che senza dubbio sono molto utili o integrano, però potrebbero e hanno già ingenerato delle nuove forme di, mi dica lei, intolleranza o allergia, cioè il nostro organismo tollera tutto oppure no? Che differenza c'è? Ecco, lei richiama anche una domanda a cui non avevo risposto completamente prima, in effetti, che era quella della differenza tra allergie e intolleranze. Delle allergie abbiamo già parlato. Le intolleranze sono in realtà, specie a livello alimentare, tutte quelle situazioni, quelle condizioni non allergiche, appunto, ma che possono dare disturbi. Allora, ci sono poche intolleranze vere diagnosticabili con un approccio di laboratorio validato scientifico. Una di queste è la celiachia, la più nota, è una malattia oggi molto più frequente, anche perché conosciuta di quanto non fosse in passato, per una serie di ragioni. Sono anche mutate le cultivar di grano, adesso ci sono dei grani che predispongono maggiormente alla celiachia. Aspetta che professore, mi Con sembra. un Aspetti specie. che Ecco, l'abbiamo siamo. persa un attimo. Grani che sono modifiche, che predispongono maggiormente alla celiachia, prego. Mi scuso, a volte capita con la connessione. Sì, dicevamo, la celiachia è una patologia adesso in aumento che dà dei disturbi gastrointestinali, di malassorbimento, diarrea, meteorismo, nausea. Si localizza malassorbimento, per cui le forme più severe possono anche comportare dimagrimento, astenia, una serie di sintomi. E questa è caratterizzata da un'intolleranza al glutine che si diagnostica con dei test di laboratorio semplici o a volte anche genetici, ed è una vera intolleranza. L'altra intolleranza molto comune è quella al lattosio, che non ha Ah, sì. niente a che fare con l'allergia al latte, che è dovuta all'allergia dovuta alle proteine del latte, e da reazioni che possono essere anche importanti in età pediatrica soprattutto. L'intolleranza al lattosio è l'incapacità del nostro organismo a scindere in due lo zucchero del latte e il lattosio, che è un disaccaride, è formato da due molecole. Se questa molecola non viene scissa in due, non viene assorbita bene a livello intestinale e crea a sua volta tutta una serie di disturbi. Questa intolleranza vera si diagnostica tramite un test che viene eseguito sempre anche qui a Padova in via San Massimo, nei laboratori della professoressa Basso, che è il BRET test, in cui si va a vedere effettivamente la nostra capacità di digerire questo zucchero. È ovvio che è un'intolleranza abbastanza frequente, anche perché l'uomo è l'unico mammifero che continua a bere latte o derivati del latte per l'intera sua esistenza, e non solo nell'infanzia. E quindi è ovvio che il nostro corredo enzimatico non è così ricco. E infine c'è un'ultima grande intolleranza che si chiama favismo, dovuta a un deficit di un enzima, glucosio 6-fosfato dietrogenasi, che può dare crisi emolitiche, quindi rottura dei globuli rossi con ematuria, con sangue nelle urine, per esempio, in chi mangia fave e altri vegetali, o alcuni farmaci. E queste sono le vere intolleranze. Poi intolleranza è tutto quello che si attribuisce agli alimenti, e qui nascono tutta una serie di test, DRIA test, test Vega, citotossico, chi più ne ha più ne metta, che non hanno nessuna validità scientifica e rischiano di privare le persone di alimenti, specie in età pediatrica e in età adolescenziale, che invece sono assolutamente rilevanti per un corretto sviluppo. Quindi,
consiglio è di rivolgersi a uno specialista nel campo alimentare, allergologo, immunologo, gastroenterologo, al proprio medico curante, ma evitare questi test del tutto privi di valore. Perfetto, interrompo un attimo, c'è un altro break pubblicitario, torniamo insieme con questi argomenti tra poco, grazie.